Siamo alla 15ª edizione della premiazione annuale dei campioni astigiani. Sono con Carlo Ilengo, che è il nostro presidente provinciale per la Federazione Italiana Tiravolo. Carlo, molte volte si è sentito durante questa manifestazione una frase: la vittoria non è tutto, è l'unica. Vuoi commentare questa frase, tu che hai di vittorie, ne hai visto tante e soprattutto hai portato alle vittorie tante persone? Beh, devo dire che la vittoria è sì, ma la vittoria è sacrificio, innanzitutto. L'autostima di ogni atleta, la personalità, l'arrivismo che arriva e con tanta fatica, logicamente sia da fare un salto di qualità dagli allievi agli junior e agli junior gli azzurri. Gentili signori, benvenuti alla festa dello sport astigiano! Monaco Vittorio ha vinto il titolo a squadre Master 65 a Cervia e ha vinto anche il titolo italiano. Monaco Vittorio. La Prolocco Settime femminile ha vinto il Grande Slam, ha vinto la Coppa Europa, la Coppa Italia, il titolo italiano e la Supercoppa. Titolo italiano Scafidi Marco, titolo italiano a Rainero Mauro per il judo. Prendiamo il titolo italiano di Gaia Davide, Remigio Martina, Fornaca Eric, Nicola Fabrizio. E la volta del Tiravolo, accompagnati dal presidente provinciale Diego Carlo, Marco Deni, Massimo Daniele, Martini Erika, Giorgio Roberto. Tre titoli italiani e una maglia azzurra. Consegnano i premi due assessori cartone in merito. Andando per ordine, titolo italiano squadra calcio, titolo vinto a Vale Daniele per il Tiravolo Asti. Premiamo della società Tiravolo Asti, titolo italiano a Marchini Erika. Categoria e per l'aeronautica Borio Roberto. Titolo italiano Forza Olimpica Militare, titolo conseguito a famiglia. La maglia azzurra va a Marchini Erika del Tiravolo Asti per aver partecipato alla nazionale della categoria Junior. Sono insieme a uno dei più grandi presidenti piemontesi, Dario Massasso, Tiravolo sempre. Vorrei sapere da Dario Massasso cosa pensa di questa manifestazione. Ti sei trovato qui a premiare anche dei tuoi ragazzi, no? Per me è una manifestazione bellissima, che tutti gli anni si fa questa manifestazione, si fa dei bei premi. Poi è una cosa meravigliosa per me, per questa, anche a venire a vedere questa bella manifestazione che tutti gli anni si fa. Ho il grande piacere di essere con il presidente Serra fino all'altro anno del CONI di Asti e con il nuovo presidente, il signor Molinaris. Signor Molinaris, che abbiamo visto tra l'altro anche premiato, complimenti come al solito, già anche l'altro anno mi sembra di ricordare, già qualche anno che vi siamo, quindi a maggior ragione ottimo e valido presidente nuovo, uscente diciamo dal nostro grandissimo signor Serra, un grande Molinari che si impegna a 360 gradi a questo punto, non solo organizzativo ma anche competitivo. È stata una manifestazione bellissima. Se mi permette, vorrei da lei alcune impressioni su quelle che sono state comunque la sua emozione di partecipare, non perché no, perché ha già partecipato, ma di premiare come prima persona tutti questi atleti. Non è stato tanto un problema di premiare quanto il problema di fare il discorso del CONI all'inizio, perché effettivamente sono stato in forse se leggere o non leggere fino all'ultimo. Poi, essendo la prima volta, ho detto forse meglio prima di dimenticare qualche cosa, fare qualche figuraccia, di leggere qualche cosa, ed era la mia.
E l'altra difficoltà era che con 120-130 premiazioni come sono state, con altri 300 atleti da premiare, pensavamo che fosse molto lunga come è stato, però siamo riusciti a stare nelle due ore e un quarto. E credo che questo sia un bel record. Poi da sopra si vedono determinate cose, da sotto spero che vi siate divertiti. Moltissimo, è stata una manifestazione splendida. Ora il Presidente Serra, lei ha passato il testimone a un valido quanto mai operoso e attivo collaboratore, già il signor Molinaris. Le sue impressioni comunque in generale, a parte il fatto che lei ha avuto il piacere di calcare più volte questo palcoscenico, ma a vederle dal di sotto, che cosa ha provato il suo cuore? Un po' di emozione sicuramente, perché di questa manifestazione ne ho fatte, mi pare, 14 edizioni, quindi penso non mi emozionavo neanche più. La manifestazione è riuscita bene, ha ricalcato le precedenti e quindi per me è stata bellissima. Sono sicuro e ho visto anche la reazione del pubblico, è stata molto positiva, attenta e quindi devo fare i complimenti a Ivo Anselmo, al neo presidente, al mio successore e a tutti i suoi collaboratori. Hanno incominciato il quadriennio olimpico in maniera alla grande. Complimenti, grazie. Allora concludiamo con i due presidenti dicendo grazie a tutti e due e soprattutto viva i campioni di Asti. Grazie a voi, perché senza di voi non riusciamo a fare assolutamente nulla. I campioni sono tanti e fanno tanti sacrifici, è giusto che ci sia una vetrina importante per loro. Grazie ancora a tutti. Grazie ancora. Grazie signora Moro.